Ciao, iscrivetevi al canale di Mr. Gorn, che è un grande. Allora, videoregistratore, ho detto prima del tastino dell'accensione, ma io smontandolo, tirando via anche i flat, adesso ho rimontato i flat del blocco del lettore DVD. Accendiamo. Aspetta che prima devo accendere il banco. Ok. Quindi, accendiamo. Display. On. Allora, prima all'inizio video iniziale non si vedeva praticamente quando schiacciavo l'open close qua sul display non prendeva niente, come se non prendesse il comando qua. Però rimontato, smontando quello, i flat, rimontando i flat, vedi? Vuol dire che il tastino prende. Allora, quando faccio questo rumore qua, quando faccio on off, si sente un rumore strano. Avete sentito? Vedi che tenta di girare. Adesso di close. Cioè, il comando lo prende, però non succede niente. Cioè, ovviamente qua, questo qua non si apre. Adesso ho fatto open. Vedi, gira qualcosa, ma non. Quindi il problema è qua, perché il comando open close lo prende, se no non si muoverebbe questo qua. Hai visto che ha girato. Adesso andiamo avanti e vediamo cosa trovo di bello. Ovviamente se avevo il pezzo di ricambio, tutto il blocco intero, sostituisci e riparte. Però purtroppo non è così. Allora, smontiamo. Viti il fissaggio. Tre viti.
tre viti. Vediamo se è facile da... Quindi apri qua, ok, vedi, quindi fai la stessa cosa di qua, guarda, e sfili, ok. Quando le cose venivano fatte, essere smontate facilmente. Ecco. Adesso dobbiamo verificare che c'è il tastino dell'eject e perché non gira. Ok? Tanto abbiamo smontato. Magari vediamo subito, vediamo nel dettaglio qualche componente. Ok. Questo qua è il videoristatore. Tutte le sue parti. Videoristatore combo, DVD e videoristatore. Quindi hanno praticamente miniaturizzato la parte del videoristatore. E hanno messo anche lettore DVD, CD DVD. Adesso verifichiamo, andiamo a vedere nel dettaglio il perché non il problema riscontrato, come avete visto nel video iniziale, è che schiacciando l'eject del lettore DVD non esce fuori il carrello alla grande. Sistemata la telecamera, ecco qua, andiamo a smontare . Allora, adesso tirando via questi tre, se tre viti, in teoria il blocco del DVD dovrebbe staccarsi. Eccomi qua. Secondo voi è una fatta così semplice? Aspetta che dietro magari c'è un flat, ok, ci sono due flat, quindi si ruota, eccolo, ecco, bastato tre viti. Adesso, attenzione, c'è il flat a staccare, aspetta, faccio vedere. Guarda qua. Questo è questo.
Ok, il blocco lettore DVD l'abbiamo staccato, mettiamo da Ecco qua, parte. abbiamo smontato la parte del lettore DVD. Ho visto un tutorial interessante, sempre su YouTube. Praticamente dicono che quando non, praticamente il carrello non si apre e quindi non si chiude, c'è una cinghietta dentro che magari si è smollata o si è rotta, che non fa appunto aprire il carrello. Adesso cosa facciamo? Tiriamo via il carrello qua, quindi tutto bisogna staccare qua la copertura del laser, ok? Che è fatta da incastro. Vediamo un cacciavite. Ad incastro, ok. Avete visto? È stato semplice. Bisogna sempre stare attenti ai due flat qua. Adesso dobbiamo fare scorrere tramite questo ingranaggio, dobbiamo far scorrere il carrello. Vedete che va? Ci sarebbe da sostituire questa. Io ho visto che quel ragazzo che l'ha fatto il lavoro era così intera, l'ha sostituita e poi il coso e il lettore partiva. Quindi facciamo la stessa cosa, che è un po' molle, lo è. Vediamo se abbiamo qualcosa. Sembra buona, però magari l'ovalizzazione, come è stata dopo anni, si è un po' allargata e non prendeva più il comando. Vediamo. Allora, guardando tra le mie scorte di cinghie, ho trovato questa qua. È più piccola, però più elastica rispetto a questa. Più piccola, più sottile, più elastica. Allora, prima di andarla a comprare, vediamo se questa qua, essendo più elastica, fa il suo lavoro lo stesso. Ok. Non c'è tanta trazione. Non c'è tanta trazione. Lo facciamo scorrere dentro. Rimontiamo il coperchio, ok, e proviamo.
rimontiamolo, quindi cabliamo i due flat e proviamo. Non buttiamo via ovviamente questa qua, perché se non dovesse funzionare la sostituiamo con un'altra o rimettiamo questa, se non è quello il problema, ok? Allora, ho montato il cablaggio, i due flat, vediamo insieme uscita, quadro bene, adesso alimento. Ok, ho alimentato. Che va, ma vai, ma vieni, carogna, funziona, cazzo, ma vieni, cazzo. E ritorna in vita, cazzo. Oh, my God.